tutti, sono Lucilla Stellato, disegnatrice italiana per la Sergio Bonelli di Tore. Un saluto a tutti gli amici dell'Istituto Italiano di Cultura di Lima. Lavoro nel campo del fumetto già da diversi anni, più di 10 in realtà. Ho iniziato a muovere i miei primi passi dopo aver frequentato i corsi di fumetto presso la scuola di comics di Napoli. Importante seguire una scuola proprio perché si comincia ad avere idea di quello che è l'ambiente fumettistico italiano, non solo, insomma, a capire un po' le dinamiche, a prendere confidenza con questo linguaggio che non è così scontato come si possa immaginare, richiede anni e anni di studio continuo e un percorso che non finisce mai. Iniziare a lavorare da professionista è un nuovo punto di partenza piuttosto che un punto di arrivo, quindi è una strada che non si finisce mai di percorrere. Sono stati anni molto importanti per me, come quelli successivi in cui ho fatto molta gavetta, ho fatto tante prove per tante case editrici, per tante serie, ho avuto modo di fare pratica, di lavorare per diversi sceneggiatori. Ho fatto quindi anche molte esperienze, alcune sono state più utili, altre meno. Col senno di poi forse non rifarei certe scelte, questo sicuramente, però alla fine tutto mi è servito per imparare a muovermi e insomma a sapermi poi orientare in questo mondo un po' labirintico, se vogliamo, un po' complesso anche sotto certi punti di vista, perché è importante essere talentuosi, ma è importante anche sapersi muovere, è importante saper fare delle scelte prudenti in alcuni momenti e magari un po' più coraggiose in altri. Quindi mettersi sempre alla prova, però cercare di non sprecare il proprio tempo, le proprie capacità, per esempio dietro a dei progetti che magari non portano da nessuna parte. Questo non si può scoprire, si può imparare solamente con la pratica e con, magari ascoltando giusti consigli, ecco, dai propri maestri e da altri professionisti. È molto importante il confronto con disegnatori più esperti, come anche con i propri compagni di corso alla comics o con i propri colleghi coetanei. È un lavoro che richiede molta applicazione, molta concentrazione, spesso è un lavoro senza orari, è un lavoro in cui sai quando finisci una tavola e magari insomma, speri di finirla entro un certo tot di ore, un certo periodo di tempo, e magari non sempre succede così. Allora devi anche fare i conti con quelle che sono le tempistiche della casa editrice, e quindi molto semplicemente devi tener conto di quella che è l'esigenza dell'editore di pubblicare l'albo entro una certa data, quindi entro una certa data l'albo dovrà essere completato. Allora devi imparare a mediare tra la qualità del proprio lavoro, perché ogni fumettista vorrebbe realizzare sempre tavole molto, molto belle, molto dettagliate, molto curate, e a volte bisogna anche imparare a essere furbi, fare qualche scorciatoia per chiudere la tavola in tempo e per chiudere l'albo entro la data di consegna. E quindi anche questo è un aspetto che va assolutamente considerato. È un lavoro che dà sicuramente molte soddisfazioni, è un lavoro che ti permette di raccontare storie innanzitutto, quindi sicuramente per chi ama raccontare storie, disegnare fumetti, chi ama anche disegnare ovviamente, realizzare un albo a fumetti può essere un'ottima maniera per esprimersi. È vero che si lavora, almeno nel nostro caso, nel mio caso, dietro sceneggiatura altrui, però è anche quello un modo per instaurare una bella collaborazione con un altro professionista, in questo caso appunto lo sceneggiatore, e arrivare insieme alla realizzazione di un prodotto che è la sintesi, appunto l'unione, il risultato dell'unione tra la scrittura e il disegno. E quindi se lo sceneggiatore si esprime con le parole, il disegnatore appunto con la parte grafica, e dà vita e volto e cura di scenari, la fotografia, la recitazione. Si può dire che il disegnatore cura tantissimi aspetti della tavola, proprio dell'impostazione della tavola, dalla regia
suggerita sicuramente dalla sceneggiatura, ma cura i costumi, come dicevo prima, la fotografia, quindi lo studio delle luci, la recitazione dei personaggi, lo sceneggiatore, il disegnatore è anche un po' attore, spesso e volentieri ci si serve degli specchi per cercare le pose, le espressioni, è tutto un lavoro di ricerca articolato e più o meno appunto approfondito su ogni singola vignetta. Nel mio caso, che lavoro per una serie che si chiama Il commissario Ricciardi a fumetti, che è ispirato ai libri e ai romanzi scritti da Maurizio De Giovanni, che appunto dedicati alla figura del commissario Ricciardi che si vive e soffre, se vogliamo, perché soffre, un personaggio molto sofferente, nella Napoli degli anni 30. Questo è un lavoro, questa serie, che richiede un'enorme documentazione, perché la Napoli degli anni 30 non è la Napoli di adesso, è una città che nella Seconda Guerra Mondiale ha subito molti bombardamenti. Quindi cosa vuol dire questo? Che adesso cercare il riferimento per realizzare una certa piazza, una certa via, un certo scorcio, richiede tutto un lavoro di ricostruzione delle architetture dei palazzi, ma come erano allora, non come sono adesso. Però intanto è necessario curare questi aspetti, perché Napoli è un personaggio, un vero e proprio personaggio. Insieme ai personaggi veri e propri in carne e ossa c'è proprio la location, che è un personaggio a sé. Prima di lavorare al commissario Ricciardi a fumetti, lavoravo per un'altra serie di fantascienza, la prima serie di fantascienza della Sergio Bonelli Editore, che è nata a Never, quindi tutt'altro discorso. Il disegnatore veniva lasciato più libero di inventare, di realizzare, di divertirsi anche con la fantascienza, con la tecnologia, ecco. In questo invece, nel caso del commissario Ricciardi, c'è molta più rigidità, ma è scontato che è giusto che sia così. Al momento quindi sono impegnata solo sul commissario Ricciardi, perché è già una serie che richiede particolare attenzione. Per quanto riguarda comunque il mio percorso professionale, posso dire che è stato fatto di alti e bassi, composto di alti e bassi. E sicuramente quando io ho iniziato una decina di anni fa, erano di meno le donne e le ragazze che si approcciavano all'universo fumettistico. Invece oggi noto con piacere che le ragazze sono molto di più, le donne sono molto di più, quindi la presenza femminile è decisamente più massiccia, e questa cosa non può far altro che rincuorarmi, insomma. Penso che la presenza femminile sia anche molto preziosa, ecco, nell'ambito fumettistico, perché è anche bello che sempre più lettrici si avvicinino a leggere i fumetti. Da un anno a questa parte la mia situazione si è un po' più complicata, perché sono mamma, sono diventata mamma, adesso sono questa bambina di 14 mesi che riempie le mie giornate inevitabilmente, ma anche il mestiere di disegnatore riempie le giornate, quindi ovviamente ho degli aiuti in casa, questo è inevitabile, ma nonostante tutte le persone che mi sono vicine, tra parenti, babysitter, insomma, che mi danno una mano, decisamente le mie ore lavorative sono diminuite. Quindi non posso nascondere una certa difficoltà, è stata una vera e propria sfida negli ultimi mesi, quella di riuscire a portare a termine l'albo, il mio secondo albo per la serie Il commissario Ricciardi. Ci sono riuscita pochi giorni fa, quindi adesso mi sento molto più serena. Auguro a tutte le disegnatrici che vogliono anche diventare mamme di non rinunciare a questa bicicletta, che è impegnativa da pedalare, ma che è anche una bella avventura. E ringrazio gli amici dell'Istituto Italiano di Cultura di Lima per avermi offerto questa bella opportunità, e quindi un caro saluto all'altra parte del mondo. Ciao!